Punta sulla qualità ed è molto difficile che la qualità non sia il frutto di un'attenta formazione ed è questa la ragione per cui noi ogni anno investiamo in formazione, persino quando eroghiamo dei premi come oggi, li eroghiamo per essere funzionalmente diretti alla formazione professionale di questi giovani ragazzi. Questa iniziativa dell'IMAIE, questo investire nella formazione è importante, è una cosa importante, come anche investire anche nel teatro, nel cinema, nei corti, nei documentari. Questo non è soltanto la tutela maggiore, visto in un momento in cui gli attori hanno meno tutele, ma anche l'idea di dare agli attori l'energia per produrre, per fare. Un giorno all'improvviso è un film estremamente toccante che sicuramente va a sottolineare i rapporti tra madre e figlio, ma anche tra amici e tra appunto tutte le persone che vanno partecipato al film proprio a livello di personaggi, e è molto piaciuto. Nuovi Mai Talent Award 2018 va a Giampiero De Concilio. Di Ciro D'Emilio ha subito fatto centro identificandosi perfettamente nel ruolo di Antonio. È un incentivo a continuare questo mestiere ed è una gratificazione al lavoro che abbiamo fatto, che è stato molto lungo. Sono stati 2 mesi di preparazione, 1 mese di girato, 2 mesi di preparazione con i produttori, anche acting coach Andrea Calbucci, Maurizio Piazza, il regista Ciro D'Emilio, Anna che è stata al mio fianco per tutto il film. Insomma, è stata una bellissima esperienza e questo non fa altro che darci una conferma che abbiamo fatto qualcosa di bello, di importante. Ecco, il fatto che sia Linda che Giampiero abbiano tenuto testa, attori molto affermati, di grande popolarità, ma anche appunto di grande talento, dimostra che a loro volta hanno tutte le qualità per proseguire questa carriera nel migliore dei modi. Allora, il nuovo IMAIE Talent Award 2018 va a Linda Carini. Intensa e al tempo stesso leggera, come la nebbia della memoria che colora di nostalgia. Io continuo a studiare, ho concluso la scuola ormai un po' di anni fa, ma continuo a lavorare sul mio corpo e sulla mia voce, che sono gli strumenti attraverso i quali poi posso veicolare tutto il resto, e so di avere ancora tantissimo lavoro da fare, per cui così sono più tranquilla nelle spese da affrontare in futuro per continuare a prendere lezioni. Il ragazzo è veramente una novità assoluta, ci piaceva l'idea che fosse nato dal teatro, da esperienze insomma piccole piccole però di grande qualità. E per quanto riguarda Linda Caridi invece devo dire che ci ha convinto molto anche il suo percorso, così attento anche alla professionalità, insomma a saper crescere un pochino, anche se nella novità, attraverso proposte sempre di qualità. Il premio è anche il coronamento di un'attività che vede il Nuovi Mai impegnato nel sostenere produzioni, nel sostenere attività formative, nel sostenere le attrici madri, gli attori in difficoltà finanziarie, con dei denari che derivano semplicemente dal diritto connesso al lavoro che gli artisti hanno fatto.